Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi del primo volume della New Edition di Mars di Fuyumi Soryu. Edito per edizioni Star Comics al prezzo di 8 euro volume e la serie sarà composta da 8 volumi in totale. Probabilmente non vedrete niente della copertina perché sono davanti alla finestra e il volume è bianco, quindi vi metterò appunto la copertina qui così potrete vederla. Prima di cominciare, come sempre vi volevo ricordare di iscrivervi al canale per sostenere appunto il mio progetto e che nell'info box trovate tutti i link ai miei social nel caso voleste seguirmi anche lì. Sempre nell'info box trovate il mio link di affiliazione Amazon, acquistando attraverso il quale io ricevo una piccola percentuale che non va a incidere sui vostri acquisti, e il link al mio Ko-fi nel caso voleste offrirmi un caffè simbolico. Bene, direi che possiamo iniziare. Mi sono approcciata a Mars con tantissime aspettative perché ne avevo sentito parlare molto molto bene sia qui su YouTube che su Instagram, e in generale quando è stata annunciata la ristampa ero molto contenta perché è una di quelle serie manga degli anni 90 che volevo recuperare prima o poi, ma essendo introvabile ovunque, soprattutto online, e avendo quando disponibile dei pezzi proibitivi, avevo messo da parte un po' questo mio progetto di recupero. Quando è stata appunto annunciata la ristampa da Star Comics ero felicissima e proprio per questo ho deciso di recuperare il primo volume e appunto vedere come andava la lettura per farmi un po' un'idea riguardo la serie e capire se poteva fare al caso mio. La storia è quella di Kira Aso e Rei Kashino, due ragazzi del liceo che si incontrano per caso e che poi si rivedranno proprio a scuola. Lì infatti capiteranno per caso nella stessa classe e a banchi molto vicini, e da lì appunto inizierà tra i due a svilupparsi un rapporto di amicizia e sostegno reciproco. È una serie che sin dal primo capitolo presenta diverse problematiche, soprattutto legate alla rappresentazione del suo protagonista, Rei, che vediamo sin da subito essere una persona instabile. Rei è infatti un personaggio molto impulsivo e violento che non si rende conto di quello che accade attorno a sé e che è totalmente assorbito da se stesso e dalla realizzazione dei propri desideri, senza contare appunto quello che potrebbe succedere, quali sarebbero le conseguenze delle sue azioni. Kira invece è una persona molto molto timida e isolata che si rifugia spesso nell'arte. E sarà proprio attraverso l'arte che i due inizieranno ad instaurare questo rapporto, perché appunto Rei rimarrà molto molto stupito da un disegno fatto da Kira e si avvicinerà alla ragazza per scoprire qualcosa in più riguardo a lei e appunto la sua vena artistica. Oltre a appunto i diversi problemi psicologici di Rei, vediamo appunto la rappresentazione di problemi familiari, perché appunto Rei vive da solo e odia suo padre per diverse ragioni che scopriremo andando avanti con il volume e poi presumo nei volumi successivi. È una storia molto molto drammatica che tratta argomenti come la depressione, il disturbo post-traumatico da stress, la solitudine, e in generale va a affrontare diverse problematiche legate alla sfera psicologica dei suoi personaggi, che va ad incidere anche su quelli che sono i rapporti interpersonali che instaurano con il resto del mondo. Rei è un personaggio altamente disfunzionale che ha avuto diverse relazioni sentimentali senza alcun significato e che si rifugia nel rapporto con Kira per cercare di trovare una sorta di salvezza. Mentre Kira è alla sua prima relazione, non sa effettivamente cosa sta facendo e si ritroverà invischiata in diverse situazioni che sono al di sopra delle sue competenze e possibilità e che molto spesso richiederanno l'aiuto di Rei, che in questo caso risulta essere una sorta di eroe negativo. Non c'è infatti alcuna rappresentazione di un personaggio positivo all'interno del fumetto, perché appunto tutti i personaggi che ci vengono presentati per una ragione o per un'altra presentano diverse problematiche, e penso che sia l'intero contesto del manga a favorire questa cosa, perché appunto è un manga che
è stato altamente influenzato dalla concezione dei giovani degli anni 90 e da quello che era la rappresentazione delle storie d'amore che veniva fatta al tempo, e proprio per questo risulta molto disfunzionale a livello di rapporti personali che vediamo svilupparsi. I diversi personaggi saranno coinvolti in risse e in atti di bullismo e in diverse altre situazioni che appunto hanno caratterizzato la rappresentazione giovanile dagli anni 80 fino alla fine degli anni 90, e non solo all'interno del contesto del manga, ma anche all'interno dei contesti più generali del cinema o delle serie TV e appunto in generale del mondo culturale giapponese. E tutti questi elementi rientrano all'interno di quello che è Mars, che è molto più che un semplice shoujo. Personalmente ho molto apprezzato la storia in sé per sé e sono molto curiosa di scoprire come si evolveranno le diverse situazioni sviluppatesi in questo primo volume e soprattutto il rapporto tra Akira e Rei, che è appunto molto diverso rispetto a quanto mi sarei aspettata, ma risulta allo stesso tempo molto tipico nella sua rappresentazione, perché rientra appunto nei canoni e nei cliché degli shoujo manga degli anni 90. E all'interno di questo primo volume vengono utilizzati diversi cliché narrativi che però non vanno a incidere particolarmente sulla trama e sul suo svolgimento, e che io non ho trovato per nulla pesanti, per quanto possano risultare già visti e rivisti, insomma. Per quanto riguarda lo stile delle tavole, Fuyumi Soryu ha uno stile straordinario e l'avevo già notato in Maria Antonietta, la gioventù di una regina, e ho imparato ad apprezzarlo anche con questo volume. Vi faccio vedere qualche tavola così vi fate un po' un'idea di quello che sto dicendo, appunto. È uno stile dai tratti molto molto delicati e appena accennati per quanto riguarda alcune appunto tavole, ed è uno stile molto riconoscibile, però allo stesso tempo molto molto delicato, e che riesce a risultare sempre diverso all'interno delle diverse tavole che vediamo all'interno del fumetto, ma allo stesso tempo molto molto rappresentativo di quella che è Fuyumi Soryu, appunto. Ho apprezzato particolarmente le tavole, sono uno dei motivi per i quali mi sono buttata in questa lettura, perché io adoro lo stile di Fuyumi Soryu. Recupererei tutte le sue opere soltanto per il suo stile, appunto. Sicuramente è una serie molto interessante e parecchio controversa sotto diversi punti di vista, ma nonostante questo penso che la continuerò, perlomeno per capire come si svolgeranno le diverse situazioni all'interno dei volumi successivi e capire se effettivamente vale la pena terminarla o meno. Per ora è un sì e ve la consiglio se non l'avete ancora recuperata, perché penso che sia uno dei fumetti più rappresentativi di quello che è stato il mondo del fumetto giapponese negli anni 90, e quindi è una sorta di must soprattutto per gli amanti degli shoujo manga. Bene, questo è tutto con le mie prime impressioni riguardo il primo volume della New Edition di Mars, e spero come sempre che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un mi piace e magari a condividere le vostre opinioni nei commenti. Io vi aspetto per sapere appunto quali sono le vostre opinioni e le vostre impressioni riguardo questo primo volume, e magari se avete letto tutta la serie fatemi sapere cosa ne pensate nel complesso. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!